Benvenuti in questo tutorial, vedremo come dockerizzare un applicativo in Next.js, come sapete è un framework basato su React. Anche qui, prima o poi un giorno, faremo anche un tutorial su come utilizzare Next.js, ma però nel caso ne abbiate bisogno e ci abbiate già lavorato, vediamo come poterlo dockerizzare. Per prima cosa creiamo un applicativo in Next.js, visto che non ne ho uno a disposizione. Andiamo qua sul sito di Next.js, seguiamo la procedura per creare un applicativo, quindi ci copiamo questo che dovrebbe già darci un applicativo semifatto di demo da poter utilizzare, che così poi lo dockerizzeremo. Quindi vado qui, lancio il mio, scusate un attimo. Andiamo a scrivere il nostro terminale, lancio questo comando npx create next app, l'app si chiama Next.js blog, usa npm e scarica appunto il modello di esempio learn starter presente sul sito della Vercel, sul repository della Vercel. Lanciamo il nostro applicativo, il nostro comando e aspettiamo. Ok, il nostro applicativo è stato creato, quindi entriamo nel nostro applicativo che è Next.js blog, lanciamo il comando npm run dev, così vediamo se funziona. Andiamo a vedere. Ok, come vedete il nostro applicativo è attivo. E quindi ora non ci resta che provare a dockerizzarlo. Per farlo creiamo un file chiamato Dockerfile. Vedrete che sarà molto semplice dockerizzarlo. Allora, la prima cosa da fare è definire un'immagine che sarà from node e poi la versione di node. From node e la versione di node, vogliamo utilizzare la 14. Poi dobbiamo definire una work directory, quindi work dir user src app. Infine dobbiamo copiare i nostri file locali, quindi copy punto, e con il punto diciamo di prendere tutti i file presenti nella cartella in cui si trova il Dockerfile, quindi la cartella principale del progetto. E mettiamo punto slash. In questo modo diciamo che tutti i nostri file devono essere copiati nella work directory in cui ci troviamo, quindi qua all'interno di usr src app. Fatto questo, dobbiamo installare appunto tutti i nostri packages npm che abbiamo nell'applicativo. Per farlo lanciamo il comando run npm install. Ora qua farà poche robe, visto che il nostro package.json è piuttosto snello, visto che non abbiamo nessun packages extra, però su applicativi più complessi in questo modo andrete ad installare all'interno del container tutte le dipendenze. Infine dobbiamo lanciare il nostro applicativo, quindi run npm run build, quindi andiamo a costruire una build di tutto il nostro progetto. E infine lanciamo un comando cmd e all'interno delle quadre andiamo a mettere che vogliamo usare il comando npm virgola seguito dal comando start. Salviamo pure il nostro file. Se vogliamo possiamo costruire anche un file gitignore per dirgli i file da ignorare, che comunque come vedete sono già presenti. Scusate, un comando docker ignore per dirgli le cartelle che non vogliamo, che in questo caso sarà solo la node modules, visto che la node modules verrà creata al momento dell'npm install all'interno del nostro Dockerfile. E fatto questo, non ci resta che andare a costruire la nostra immagine. Per farlo facciamo docker build punto, ovvero diciamo che
La build deve essere effettuata all'interno di questa cartella. Poi gli diamo un tag di riconoscimento, lo chiamiamo Next.js demo image. Lanciamo la nostra build. Impiegherà qualche minuto a effettuare tutta la costruzione dell'immagine. Come vedete, Work Directory è andato ad attivare appunto la nostra cartella. Qua ha copiato i nostri file, qua sto facendo l'npm install. Ora il mio è stato veloce perché, come vi ripeto, non c'erano pacchetti particolarmente importanti da installare, ma nel caso voi abbiate molti pacchetti ovviamente prenderà più tempo. E poi qua ha fatto la build, quindi è andato a creare una cartella appunto ultra compressa con dentro tutto il nostro applicativo, e qui abbiamo lanciato il comando per lanciare il nostro applicativo all'interno del container quando lo andremo a creare. Quindi appunto ora non ci resta che andare a creare il nostro container. Per farlo, allora abbiamo visto che la nostra image si chiama Next Demo Image, quindi ci copiamo un attimo questo perché altrimenti io mi dimentico sempre il nome che ho creato 5 minuti fa. E ora andiamo a creare il nostro container. Per farlo, docker run --name, possiamo chiamarlo come vogliamo, chiamiamolo demo next.js. Poi facciamo -p, gli andiamo a dire la porta su cui vogliamo che sia operativo. Ora fatemi ricordare un attimo, il nostro applicativo è sulla porta 3000, ok? Quindi possiamo dirgli che vogliamo anche che anche il nostro container giri sulla porta 3000 e deve andare appunto a dialogare con la porta 3000 interna al Docker. Fatto questo, gli diamo -d e gli diamo il nome della nostra immagine. Fatto questo, lanciamo, lo facciamo Docker PS. Come vedete, il nostro applicativo è attivo da 2 secondi, il nostro container, quindi andiamo qui, lanciamo e come vedete il nostro applicativo sta funzionando. Se ora noi facciamo docker stop next.js docker stop demo next.js, torniamo qui, teoricamente non dovrebbe più andare. Esattamente, andiamo qui, lo facciamo ripartire, quindi docker start e come vedete il nostro container è ripartito. E quindi come vedete dockerizzare Next.js è piuttosto semplice, la procedura è piuttosto simile anche per altri framework quali Next, React, Vue, eccetera. Quindi da questa base potete appunto implementare anche altri framework JavaScript. E andiamo a vedere quanto pesa l'immagine. Per curiosità, la nostra immagine pesa non poco, pesa 1 giga, il che non è proprio leggerissima, però così è. E quindi niente, se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.